Valeria, possiamo dire che la tua vita è il teatro, pur Non così. solo, metà della mia vita sì, è il teatro. L'altra metà? Gli scout e la famiglia. Percorso formativo, chiaramente l'accademia. E ecco, ma chi ha deciso per i tuoi studi? Il teatro io. Sì. Consigliato no, è stato un incontro fortuito, quei casi della vita che non ti aspetti. Ho fatto scuole tecniche e mi hanno detto se ti interessa fare modellini, una mia amica a Rino faceva scenografia. E non ti sei neanche accontentata di una laurea, no? No, fai poco. E allora che è successo? Abbiamo continuato, poi fortunatamente. Non è tanto lo studio, è il lavoro, che è una scuola un po' particolare, si chiama scuola di scenografia, ma è un po' particolare, dai. Consideri già inserita nel mondo del lavoro, visto l'esperienza che No, stai ancora avendo? no. Questa è forse la prima esperienza. No, la prima l'ho avuta a gennaio dell'anno scorso, Quando dici lavorativa. Al questa, ti riferisci al barbiere di Siviglia, barbiere, a sì, al barbiere di Siviglia. Fermo. A Fermo. L'altra era da Rinaldo Rinaldi. A Castelfranco sono state 2 settimane di lavoro brevi però intense. Qual è il tipo di impegno che hai? Diciamo che sono un direttore di scena d'aggancio, no? Con quelli del teatro, perché poi dopo i ruoli sono importanti, quindi se lo è uno non può essere l'altro e io sono un po' la mediatrice, perché essendo una scuola, cioè, però all'inizio mi spaventavo un po' come lavoro. Devo essere sincera, preferisco stare in laboratorio. Però è interessante anche correre da una parte all'altra. Stimolante. Senti, nelle tue scelte, particolari di studio, ha influito la famiglia? Per quanto riguarda la scelta artistica, sono sempre stata influenzata da mio padre che dipinge per hobby. Ed è una persona molto tecnica, però molto precisa, però ha questo animo un po' da artista, è molto curioso. Mia madre invece no, quindi lei non dico che ha ostacolato, però diciamo che non comprende per lo più. Comunque, nonostante questo, quando ho deciso di iniziare questo percorso di studi, non mi hanno assolutamente ostacolato. Grazie alle borse di studio siamo riusciti ad andare avanti e hanno detto finché puoi mantenerti insomma da sola, noi ti diamo una mano, però non mi hanno assolutamente ostacolato. Invece Perché? guardando a domani e al lavoro, come lo vedi il tuo futuro? Per ora questa è la prima esperienza lavorativa che ho e ho intenzione poi di cercare lavoro sperando di rimanere in Italia, perché è davvero secondo me il posto più bello in cui si possa fare questo lavoro ed è il posto giusto in cui si dovrebbe fare questo lavoro. L'idea sarebbe proprio cercare di rimanere qui e di provare a modificare le cose, non so, difficile da soli. Però sì, considerando poi, questo è il sogno ad occhi aperti, considerando poi che bisogna mantenersi, perché l'età inizia ad avanzare, anche se siamo giovani, e quindi forse cercare anche una via di mezzo, magari all'inizio sì, proprio cercare anche all'estero, però vorrei lavorare qui, vorrei davvero lavorare qui. Consiglio ai giovani. Non lasciarsi abbattere dal fatto che gli altri ti dicano che le cose non si possono fare, perché se uno vuole le cose le fa, se si vuole si fa. E questo fondamentalmente, perché i ragazzi secondo me non hanno, adesso hanno molti sogni e fino a una certa età ti dicono che puoi fare di tutto e poi arrivi a un brusco. Arrivi bruscamente alla realtà. Quando arriva il momento di cercare lavoro, trovarlo, andarlo e si crea esiste una barriera invisibile che puoi rompere solo se hai davvero intenzione di proseguire. Se hai un attimo di dubbio, è un treno che passa, cioè, o sali o non sali, devi farlo. Thank you.